se mi hai emozionato vado subito a installare la tua applicazione. Viene spontaneo. Vita da video maker. Vita video maker. Cari amici, benvenuti nella seconda stagione di Vita da videomaker. Sono piaciute le immagini col drone, eh? Sono belle. È iniziato a piovere, appena in tempo. È iniziato a fare una sgrullata d'acqua, l'ho portato giù, l'ho abbassato, l'ho messo dentro la valigia cercando un riparo. E il tempo quest'anno è stato proprio bruttino, diciamolo. E ora devo cercare di arrivare sano e salvo, ma soprattutto asciutto, all'ingresso dell'evento per poi andare a fare il buffet. Colazione, ce la faremo? Ah, reggetemi sto ombrello, non c'ho più mani. Quanto è difficile la vita del videomaker. Cosa molto bella di questo evento, che è enorme, che è gigantesco, che ha 2000 padiglioni come avete visto in questi episodi precedenti, è che, a parte il fatto che io sia fuori fuoco, ma ogni padiglione ha il suo tema, il suo mercato e il suo argomento. Tipo in questo caso, qui dietro stanno parlando di blockchain e di Bitcoin. Qui davanti a me vedo Health Conference, quindi tutto ciò che è legato alle tecnologie della salute, piuttosto che il PandaConf, dove si parla invece di contenuti. Insomma, tutta una serie di padiglioni dedicati esclusivamente a un unico argomento, e questo è molto bello perché permette di diversificare e anche di confrontarsi con cose che magari uno non si va a cercare, ma a cui capita, che potrebbero aprirti gli occhi su nuove cose che non conoscevi. Quindi è molto figa sta cosa, mi piace molto, secondo me ha un grande valore. E nel frattempo stanno facendo dei pitch qui dietro di me. Ci sono anche questi stage dove persone si sfidano a colpi di pitch veramente, quindi hanno un tot di minuti per esporre il loro progetto, e sono in coda uno dopo l'altro. E quindi è una mitragliata di progetti e di persone che se la cantano e se la suonano in pratica. Però è bello perché vedi anche il livello internazionale di questa attività. E il pitch non è una cosa semplice, è una cosa su cui in pochi lavorano veramente bene. Ma conti fatti è una fase essenziale della crescita di un progetto, di una startup, se ci pensiamo. Perché è il momento in cui si convince chi sta dall'altra parte, chi sta ascoltando, che valga la pena investire dei soldi. Perché nulla si può fare senza dei soldi. Quindi trovare le persone, convincere le persone giuste non è mai semplice, e chi è bravo a fare pitch ha sicuramente una marcia in più importante. Abbiamo visto sia nell'episodio precedente, ma anche oggi all'opera, alla chiacchiera, alla scoperta di tante startup, di tanti progetti che hanno bisogno di qualcuno che li acceleri, qualcuno che ci creda e che ci investa dei soldi. Allora io mi chiedo, ma cioè, come si selezionano innanzitutto? Qual è l'elemento che vedi prima di tutto? L'elemento che vedo prima di tutto è se mi vogliono raccontare delle stronzate. Si possono dire le parole brutte? Sì. Cioè, fondamentalmente la prima cosa è l'onestà. Cioè, che la persona che ho davanti mi parla da persona a persona o tenta di
incartarmela sparando i paroloni e le cose. Quella è la prima sensazione. Okay. La seconda è se le cose che mi stai raccontando io le utilizzerei, cioè mi fa emozionare, dico, ah, non vedrò di installare l'applicazione, perché se a me non mi convince è inutile che mi dici che hai raccolto $1 milione, che hai il business plan. E la terza, vuoi sapere anche la terza? Certo. Se mi hai emozionato vado subito a installare la tua applicazione. Ti viene spontaneo. Ti sembra pazzesco, ma dopo che hai installato l'applicazione trovi tutte le magagne. Dice, ma come? La tua app mi faceva fare questo e quello e invece non funziona? Ah, beh, ma... Quindi senza se, senza ma, se le cose nell'onestà, nella realtà, ti emozionano, ti piacciono, le fai e funzionano, e allora funzioneranno anche nel business. E un consiglio per chi ha un progetto e lo vuole promuovere, qual è l'errore? Cioè, gli errori già un po' li hai detti, però un consiglio pratico proprio per portare avanti un progetto. Per portare avanti un progetto e arrivare alla fine. Cioè, se io devo fare i le cover per cellulare con fiorellini, non concentrarmi sulla tecnologia della plastica, ma creare la mia prima cover, il fiorellino lo disegno a mano e venderla e andare da chi me l'ha comprata e chiedere che cosa ne pensa. Dopo che ne ho fatta una ne faccio due, dopo che ne ho fatte due ne faccio tre e poi scalo, perché ci sono alcuni che si cercano i finanziamenti per produrre subito 1 milione di cover. Mm-hmm. Ma magari le cover con i fiorellini non piaceranno a nessuno, quindi è inutile facciarsi la testa prima di averla rotta. Sai che ore sono? L'ora di andare, l'ora di andare a prendere in aeroporto, se no lo perdiamo. È vero, stiamo per perdere l'aereo, ma non potevamo farci mancare il waffle con la Nutella. Non ti fermi a prendere il waffle? Te ne privi prima di tornare a Roma, non si può. Quindi ragazzi, che il video sia con noi, ma anche che il waffle sia con noi a questo punto. Noi ci vediamo con un prossimo episodio di Vita da Videomaker da Roma, perché si torna nella capitale. Un bacione ragazzi! Cioè, per questo Web Summit mi è costato, Giacomo, più di waffle che di volo aereo praticamente. Quanti se ne è mangiati? Allora, dopo i waffle mi volevo far perdonare da Giulio, che mi sta portando a cena fuori. Ha detto, porca miseria, gli ho fatto spendere milioni in waffle. Ho detto, dai, prendiamoci il sushi, tanto si sa che è il cibo più economico, no? Grande Giulione.